mesi, non è che l'amministrazione si è solo concentrata sul dissesto, ha lavorato a 360 gradi perché ci sono state progettazioni, ci sono state tante richieste e ci sono stati anche poi atti che alla fine danno un po' di gratificazione a tutti, compreso ai cittadini. Allora vi comunico che quando uno produce atti e li porta alla regione, poi alla fine o prima o poi i risultati arrivano. Noi nel 2010 avevamo fatto dei progetti per l'estate interfoderali, Santuccio, Pirito Burro, le voglio ringraziare Lucio Valenti che ancora era qua, che lui allora era l'assessore all'agricoltura. Allora abbiamo i decreti, praticamente avevamo 320.000 euro di progettazione per Pirito Bufali, nella nuova rimodulazione ce l'hanno dati 150.000, quindi abbiamo adesso due interventi su Santuccio, uno con la 381 che manderemo in appalto adesso alla gara, dove andremo a toccare 3-4 punti critici, e poi come avremo il decreto ufficiale faremo questa rimodulazione del progetto e quindi spenderemo 150.000 euro sulla Pirito Bufali, dove andremo a sistemarla in modo definitivo con guardarai, insomma quello che il progetto è. Abbiamo anche il finanziamento di Santuccio, sistemeremo anche la strada di Santuccio, quindi avremo un'altra strada veramente importante. Abbiamo l'elettrificazione della Nivea. E abbiamo lavorato tantissimo perché abbiamo rischiato di perdere il finanziamento PISL per quanto riguarda l'area lungomare, perché per negligenza da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, per negligenza, lo ripeto, era stato convocato due volte dalla Regione Calabria per andare a firmare la convenzione. Quell'area era soggetta a diversi vincoli. Io il 28 di maggio, grazie al chirapino che hanno chiamato sul suo cellulare, mi hanno chiamato dalla Regione il 30 mattina con l'assessore e con la Presidente del Consiglio, che ringrazio. Siamo andati in Regione, abbiamo iniziato questa corsa a non perdere il finanziamento e quindi abbiamo dovuto superare diversi vincoli perché quell'area è particolare. Alla fine siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Volevamo fare un'assemblea pubblica per vedere, anche prendere dei consigli per quanto riguardava quel progetto, che però alla fine poi non abbiamo avuto il tempo, vi chiediamo scuse, comunque lo illustreremo anche qua nella sala pubblica. È un bel progetto dove andremo a realizzare un campo in sintetico illuminato, andiamo a riprendere quello spogliatoio abbandonato, quindi faremo un parco giochi per bambini attrezzato, un percorso trekking, comunque un'altra area molto bella per guardare alle marine, che sicuramente sarà un percorso importante. Abbiamo rischiato anche di perdere il finanziamento PORRO per quanto riguarda la scuola qua di Guardavalle Superiore, 350.000 euro. Anche qua negligenza da parte degli ultimi due anni, perché nessuno ha seguito il percorso, perché nessuno è andato alla regione, perché nessuno è andato agli uffici preposti, e era già scaduto. Abbiamo avuto la fortuna e la bontà di un responsabile nazionale, che ci siamo incontrati con la dirigente scolastica a Catanzaro, naturalmente alla presenza anche degli assessori, perché quando ci muoviamo in tutto, siamo riusciti a riavere questo progetto, 350.000 euro per la nostra scuola, l'abbellieremo i servizi, abbellieremo l'esterno, stiamo puntando anche per il discorso del parcheggio all'esterno, e anche qua il dottore Tesco ci sta dando anche una grossa mano. Abbiamo anche avuto un finanziamento per la scuola Guardavalle Marina di 90.000 euro, e quindi diciamo che anche la macchina burocratica, la macchina per portare un po' di economia anche per la nostra comunità, perché le ditte sono ferme, perché insomma siamo fermi da due anni, questa è la realtà, al di là poi di quello che si vuole dire e di quello che si vuole non dire, la realtà è questa. Abbiamo vissuto due anni brutti, adesso vogliamo dare un cambiamento. Un cambiamento insieme a tutti voi, l'abbiamo detto tutti, non siamo venuti a fare la parata politica o chi è più bravo e chi è meno bravo, siamo venuti a dire le cose come stanno. Le cose stanno in questo modo, le abbiamo dette, abbiamo anche comunicato queste possibilità che a breve potranno tutti avere una possibilità economica, soprattutto le nostre imprese. Vogliamo continuare su questo lavoro e naturalmente abbiamo bisogno del vostro aiuto. Io vi ringrazio tantissimo.